cristalli di neve, neve forte. Secondo me non esistono due feste più belle del Natale e della Pasqua, perché il Natale, con la nascita di Gesù, il giorno di Natale si festeggia la vita e a Pasqua invece si festeggia il trionfo della vita sulla morte. Quindi è da lui che sgorga la vita. E se noi berremo l'acqua della sua fonte, saremo dissetati per sempre. E diventeremo noi stessi sorgenti di acqua viva che zampillerà, qualche io a volte scappa, che zampillerà per la vita eterna. È questo quello che ha detto Gesù. Ha detto che se noi berremo l'acqua della sua fonte, ci disseteremo per sempre e diventeremo noi stessi sorgenti di acqua viva che zampillerà per la vita eterna. E questo è bello. Queste sono le parole di Gesù ed è per questo che noi dobbiamo festeggiare il Natale. Ma per festeggiarlo noi dobbiamo cercare di ricreare la stessa atmosfera di 2000 anni fa, di quando la gente veniva da ogni parte del mondo per vedere il sorriso di quel bambino che ci portava la felicità. Ma il Natale ormai è diventato un rito consumistico, un appuntamento fisso con l'economia nazionale. E i primi responsabili di questa distorta interpretazione del Natale sono proprio i mezzi di comunicazione di massa, che almeno in questo periodo potrebbero fare una sosta e adoperarsi di più perché la gente si concentri meglio sullo splendore di questo evento che ci annuncia la più grande delle ricchezze. Bisognerebbe spegnere il televisore non soltanto per 5 minuti, ma per 15 giorni. E allora sì che si riuscirebbe. E allora sì che si riuscirebbe, allora sì che la buona novella prenderebbe corpo nelle famiglie che si riunirebbero a fare due chiacchiere davanti al presepio e a bere allegramente un bicchiere di vino e a brindare al Figlio di Dio che ci porta gioia e salute. Ma noi non abbiamo più il tempo di fare il presepio. E se lo facciamo sempre più piccolo. Magari nell'ultima stanzetta in fondo, dove nessuno lo vede. Perché nel salotto il posto è riservato a un altro Dio, al Dio dell'incomunicabilità, al Dio della guerra, che con il suo bombardamento pubblicitario non ci dà il tempo di riflettere e non ci fa capire chi siamo, cosa vogliamo e da dove veniamo. Ecco perché io la settimana scorsa ho fatto il presepio. Perché il presepio, in qualche modo, rende visibile il grande messaggio d'amore del mistero della vita. Messaggio che certi credenti rendono sempre più invisibile perché se la cavano con tre statuette in vetro di Murano e non si capisce più chi è la Madonna e chi è San Giuseppe. E invece dovrebbe essere una gara per chi fa il presepio più bello. Non soltanto nelle chiese bisogna farlo, ma in tutte le case e anche per strada. Allora sì che si respirerebbe aria di Natale. E io credo che
sabato scorso? Quest'aria credo di avervela fatta respirare. Perché non c'era soltanto il presepio, ma c'era la voglia di parlare di Dio, di Gesù, degli angeli, delle stelle, e in qualche modo è stato fatto. E allora bisogna guardare il grosso delle cose e non soffermarsi al dettaglio. Certo, qualche dettaglio può anche non essere giusto secondo l'interpretazione di Dario Fo, ma quel che conta, ed è questo l'aspetto che mi ha commosso e io trovo addirittura che sia miracoloso, quel che conta è che dal racconto di un non credente è venuta fuori come un macigno la potenza di Dio e la sua onnipresenza. E la sua ogni presenza. E poi è venuta fuori l'amore che ha la Madonna per tutte le madri che piangono i propri figli, quando ha detto a Gesù: resuscita questo bambino, perché se facessero a me una cosa del genere, io morirei di dolore. E Gesù si commuoveva a vedere la madre che piangeva e l'ha subito resuscitato. Qualcuno però ha detto che il figlio di Dio non ucciderebbe mai un bambino. Infatti non l'ha ucciso, perché uccidere vuol dire ammazzare per sempre. E invece lui un attimo dopo l'ha resuscitato. E quindi poteva essere una lezione per i prepotenti che vogliono togliere i giochi ai bambini. Oppure questo gesto potrebbe voler dire anche un'altra cosa: che solo lui, il figlio di Dio, può togliere la vita a qualcuno, perché noi non siamo padroni non soltanto della vita degli altri, non soltanto della vita degli altri, ma neanche della nostra. E poi qualcun altro ha detto ancora: tu hai parlato delle foche nel corso di questo fantastico, ma non hai parlato dell'aborto, che è molto più importante. Come se si dovesse fare una classifica degli ammazzamenti. Il problema non è chi ammazzare o come ammazzare, ma se ammazzare o non ammazzare. Perciò se la gente capisce che non bisogna uccidere le foche, ancora di più capirà che non bisogna uccidere i bambini prima ancora che nascono. E io vorrei fare una preghiera a quei ragazzi che hanno rapito quel bambino che da circa 9 mesi è loro prigioniero. Voi non vi ricordate quando eravate piccoli e che avevate paura del buio? E se di notte magari vi svegliavate di soprassalto perché pensavate che vostra madre non c'era, proprio in quel momento, magari lei si era alzata a bere un bicchiere d'acqua. E allora nel buio voi vi mettevate ad urlare dal terrore, pensando che lei vi avesse abbandonato. E il vostro spavento è durato soltanto pochi secondi. E se voi provate a moltiplicare questi secondi di terrore che avete avuto voi e per 9 mesi, capireste che lo sconvolgimento che avete creato nel cuore del vostro prigioniero è grande come tutta la terra, e nel suo cuore
gli avete messo la paura e l'angoscia di tutti gli uomini del mondo. Io forse adesso sto sognando, ma sto pensando che se voi regalaste a Gesù la sua libertà e restituiste a suo padre che sta piangendo, senz'altro voi sareste perdonati di questo grave peccato. Perché, sapete perché? Perché il vostro gesto farebbe un tale clamore in tutto il mondo, non soltanto qui in Italia, che il vostro gesto fermerebbe la mano di tanti altri che, come voi, stanno prendendo la strada del male. E sareste perdonati da Dio e dagli uomini. Buon anno, ragazzi.